Salve a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo iniziare una nuova categoria di video che spero poi non mi sfugga dalle mani, perché io mi conosco e quando si tratta di spendere, soprattutto per make-up, abbigliamento eccetera, it's the end, quindi aiutatemi anche voi un pochino a trattenere. Ma comunque si tratta del comprare le cose più costose o più economiche di un determinato sito internet, brand eccetera eccetera. Sapete il mio amore incondizionato per ASOS, compro da anni da loro e mi sono sempre trovata bene anche con i cambi, e quindi oggi voglio fare questo esperimento con voi che ho sempre visto da altri canali che seguo, tra cui quello di Chiara Facchetti, Nicole Kiss & Makeup, insomma tanti altri, adesso mi ricordo loro due. E quindi oggi proveremo a comprare un outfit intero, quindi dagli accessori ai capi d'abbigliamento alle scarpe, cercando però i capi più economici di ogni categoria. Più avanti proverò a fare anche quello shopping bendata, però per adesso mi sono detta iniziamo piano, iniziamo con calma con le cose che magari posso scegliere però comunque più economiche. Quindi vediamo quanto costa un outfit per intero su un sito come ASOS, che comunque offre un sacco di brand diversi, quindi prezzi diversi. Tra l'altro devo anche ricomprare la spedizione premium perché mi è scaduta dopo un anno, quindi nel totale vedrete anche la spedizione premium, che io consiglio sempre se comprate spesso perché costa 20€ all'anno e contate che ogni spedizione invece per ogni ordine singolo costa dai 10 ai 15€, quindi fate vobis. Quindi come vedete siamo sul sito di ASOS e iniziamo categoria per categoria. Allora io volevo iniziare con un cappello, visto che comunque siamo più o meno in inverno, autunno inverno, quindi direi andiamo su donna e cerchiamo cappello. Allora io devo dire che sono più pratica con l'applicazione che con il sito, ma ci proviamo lo stesso. Quindi andiamo su accessori e cappelli, quindi proprio dalla testa, e andiamo a mettere gamma prezzi. Io direi che come range possiamo stare sui 10€. Allora, visto che non so ancora che tipo di outfit andremo a comporre, direi che ci lasciamo su una cosa abbastanza basic, quindi nera. Io ero molto interessata a comprare uno di questi cosi che si chiamano turbanti a quanto vedo, però questo qua di velluto non mi piace. Ho visto una fascetta carina all'inizio, vediamo se riesco a ritrovarla. Eccola qui, fascetta per capelli a coste. Questa devo dire che non è male, cioè è abbastanza cute. Alla fine è gestibile sull'elegante, sul sportivo. 6,99 ci può stare, aggiungi al carrello. E continuiamo con l'abbigliamento. Partiamo dalla maglia. In questo caso possiamo scegliere in realtà tra top, maglioni e cardigan. Andrei su maglioni e cardigan, sperando che con maglioni intendano cose abbastanza scicchettose. Quindi lo mettiamo. Vabbè dai, sono sempre carine. Anche qui andiamo al minimo, che sono, vedete, dai 10 ai 15€, non ci fa andare più in basso. E abbiamo questa scelta, che devo dire non è male. Per star sicuri di trovare la taglia, metto anche qui sopra già la taglia, quindi mettiamo M, L, 44 e 46, così nel caso mi piace un po' più largo lo troviamo. E qui abbiamo tutti gli stili. In realtà non volevo prendere le solite cose nere che prendo io, però non ci sono tantissime robine qui, devo dire. Ne sto un po' in difficoltà, soprattutto dopo che abbiamo ristretto con la taglia. O questo, che dite? Maglione rosa. Poi la cosa bella di ASOS è che ti dà anche la possibilità di vedere i video come calzano. Prendiamo questo, 12,99, direi che è buono. Metterei una L perché così sto più sicura che è bello pacioccoso. Però maglioncino, io su questi qua di solito ci metto sempre una canotta, qualcosa sotto. Visto che stiamo facendo un outfit intero, direi che ci cerchiamo anche un top da mettere sotto. Ero abbastanza sicura che con top intendesse le magliette a maniche lunghe, ma cercheremo un attimo. Gamma prezzi, abbassiamo tutto. Taglia, mettiamo una 44 e una M. E vediamo quello che ci esce. Anche una t-shirt normale. Alle body no, perché io li odio, li detesto. Però ci sono delle cose carine, carine. Ok, direi che questo può andare. Top nero a maniche lunghe con girocollo, che comunque va sempre bene. 11,99, tra un po' costa più del maglioncino. Ma dettagli. 44, aggiungi al carrello, che per ora è a 31€. Torniamo all'abbigliamento, parte sotto. Sono indecisa tra un pantalone, un jeans o una gonna. Però visto che l'outfit abbiamo preso un maglioncino, io andrei su una gonna. Poi ASOS ne ha carine, prezzo più basso, vediamo che ci dice, 10€. Proviamo. Come taglia 44.
4 e ci dà soltanto 3 opzioni, che però non sono male, nel senso, queste gonne qui di quelle strette magari a tubino sono sempre utili e sotto i maglioncini fanno la loro porca figura, quindi io andrei su questa qui che mi sembra un po' pazzesca, nera, classica. Scegliamo la taglia, la 44, pochi pezzi, quindi aggiungiamolo al carrello. E visto che abbiamo preso una gonna, io direi che ci buttiamo anche sulle calze. Allora, prima di tutto scegliamo il tipo di prodotto, Collant, ok. Poi andiamo sui prezzi, più basso 5 euro, ok, non c'è nulla, quindi alziamo magari a 10 e cerchiamo un paio di calze a rete. No, direi che non ci sta neanche le autoreggenti, colorate anche meno no. Queste mi sembrano abbastanza carine, 6,99 euro. Sto cercando di immaginarmi l'outfit, però ci potrebbero stare queste qui. Altrimenti andiamo su un modello classico, magari un 15-20 denari, non lo so. Le calze si stanno rivelando più difficili del previsto. Allora, prendiamo queste, sono nere, ok, 15 denari, due paia, quindi anche c'è anche risparmio qui. Io direi che prendiamo una M, aggiungi al carrello. E ora le scarpe. Allora, se mi conoscete un attimino sapete che è un po' la mia passione, quindi qualsiasi cosa va bene. Il problema è che adesso mettiamo vedi tutto, non scegliamo la categoria di stile di scarpa. Vediamo un attimo cosa ci propone. Il prezzo più basso in realtà ci dice 5 euro, ma ci sono i cuscinetti in gel, quindi direi di no. 10 euro idem, quindi saliamo a 15, ci sono solo ciabatte, ragazzi, ciabatte no, però qui abbiamo qualcosa. Allora, ci sono delle ballerine, non prediligo di solito, queste sono scarpe da ginnastica di tela. Io direi allora che ci buttiamo sulle ballerine, perché alle brutte vi dirò, queste qui di New Look tipo leopardate non sono malaccio, con l'outfit, il maglioncino che vira verso il rosa, potrebbero starci. Certo, fa un po' nonnina con le calze, però dettagli. Io porto 40, però ho paura che le ballerine possano essere strette, quindi io prendo il 41 e l'aggiungiamo al carrello. Ora, quello che ci manca è la giacca. Proverei a buttarmi anche sui cappotti, perché magari troviamo qualcosa che non costa tantissimo. Qui andiamo su cappotti e giacche, abbassiamo, vedete, infatti il minimo ci dice 20 euro. Anche qui seleziono la taglia, vediamo qui cosa ci offrono. Allora, c'è questo bomber felpato nero che è della linea Curve, quindi dovrebbe calzare un pochino più largo, non ci sta col nostro outfit, quindi ci sono due cose che possiamo fare: o cercare in un'altra categoria magari un cardigan, oppure abbassare il prezzo. Prima cerchiamo il cardigan, magari andiamo qui, cardigan, che comunque mi sembrano super stilosi, tipo guardate questo di River Island, 70 euro, che è praticamente neanche il prezzo del nostro carrello, quindi direi no. Allora, abbassiamo la nostra gamma, ci dice che il minimo è 20 euro, mettiamo anche la taglia 44 e la M, e ci escono fuori queste cosine che non sono male. Io mi terrei su un nero, non so se effettivamente un grigio potrebbe starci male, perché mi interessava questa qui, Stradivarius cardigan al ginocchio con tasche, che è molto carino questo, Scegliamo la taglia e aggiungiamo al carrello. Come vedete, un outfit intero, cioè da testa a piedi, compresi accessori, non ho messo collanine eccetera perché io non li utilizzo, 83 euro. Visualizziamo un attimo il carrello e devo dire che non è male. Riepilogo finale: abbiamo la fascetta per capelli, 7 euro più o meno, maglioncino rosa 13 euro, io arrotondo, poi il top nero da mettere sotto il maglioncino 12 euro, la gonna 8,50 euro, stessa cosa le calze, che però sono due paia, ballerine 15 euro, cardigan 20 euro. Adesso aggiungo la spedizione premium, faccio l'ordine e noi ci rivediamo quando mi arriverà tutta questa roba, quindi sarà un altro giorno, un'altra situazione, e vediamo effettivamente se abbiamo fatto le scelte giuste e soprattutto se le cose che ho
ordinato mi stanno, perché le misure dovrebbero essere corrette, ma non si sa mai. Quindi ci vediamo quando mi arriverà tutto quanto. Allora, sono passati ben 2 giorni da quando abbiamo fatto l'ordine insieme e il pacchetto è finalmente qui. Non mi mostrerò in faccia perché, raga, sto in condizioni pessime, però sappiate che proveremo tutto quello che abbiamo ordinato l'altro giorno, vedremo come sta l'outfit insieme e testeremo soprattutto se le cose che abbiamo comprato con quei prezzi valgono realmente. Quindi io direi di aprire il pacco perché ancora non l'ho aperto, come potete vedere. Vediamo prima pezzo per pezzo, poi assembliamo il tutto. Allora, tiro fuori le prime cose. Qui abbiamo le ballerine, la maglia e questa sarà la fascetta. E apriamo pacchettino per pacchettino. Vabbè, queste sono le 2 paia di calze, quindi direi che le mettiamo da una parte perché saranno la prima cosa che ci mettiamo. Poi qui abbiamo la fascetta, di cui in realtà sono parecchio gasata perché non vedevo l'ora di indossarla. Non sembra malaccio. Allora, la fascetta era 7 euro, mentre le calze erano 8,50. Poi abbiamo questa, che è la magliettina a maniche lunghe, 12 euro. Il tessuto mi sembra elastico, insomma normale. Poi le ballerine, io ho preso 41, ma mi sembra una bella fettona, avevo detto così sto più tranquilla. Queste venivano 15 euro e sono fatte così. Beh, in realtà non sembrano troppo cheap, eh? Non è il mio stile, ma vediamo come arrangiarlo. Poi maglioncino di New Look che si abbina anche bene al colore delle scarpe, ecco. Eccolo qui, è un pochino più caldo di come si vedeva sul sito, ma ci arrangeremo anche di questo. La misura mi sembra molto cozy. Poi questa è la gonna di boho o di buhu, come mi avete detto che si pronuncia. Prezzo 8,50 euro. Eccola qui, è una di quelle a tubino stretta, sperando che sia abbastanza stretta. Forse per il prezzo che ha è un pochino trasparente. Non è vero, ho detto bugia. Poi abbiamo il maxi cardigan, che se non mi sbaglio era la cosa che veniva di più, sì, 19,99. Questo è di Stradivarius, una M, ma vedete come veste bella larga e qui ha la sua cintina. Quindi io direi che assembliamo l'outfit e ci rivediamo subito qua. Allora, adesso vi riprendo pezzo per pezzo, ma vi avviso, raga, è un fail. Mi mostrerò anche in faccia per farvi vedere la fascetta, che probabilmente è l'unica cosa decente, anche se non capisco bene come metterla perché, come vedete, mi fa tipo la testa da Frankenstein. Quindi sì, è un mega fail, a parte perché sembro una nonnina tipo in pensione, ma non ci azzecca mezza cosa. E le scarpe sono tipo 5 misure in più. Comunque vabbè, la fascetta non so se si debba mettere sopra i capelli oppure tipo proprio fascia. Comunque è abbastanza carina, vedete anche il tessuto, bella calda. Il cardigan, allora io vabbè l'ho chiuso adesso, ma forse è l'altro pezzo decente di tutto l'outfit, perché è carina comunque. Fa tipo da cappottino perché è bella pesante. Sarà anche che ho 3 magliette perché ho questa nera, il maglioncino e questo. Il materiale è ottimo, cioè per 20 euro più che carino. Questo probabilmente lo terrò. Poi spogliamoci a strati. Questo è il maglioncino, che è un'altra delle cose che probabilmente terrò, perché per 13 euro va più che bene, non pizzica, cosa fondamentale. Io vabbè l'ho messo dentro la gonna perché è un po' più stiloso, sennò così davvero sembra una nonna. Poi se ci mettete una bella collanina meglio ancora. Il colore mi sta bene e devo dire che questo è fattibile. Stessa cosa della maglia, che vabbè è una semplicissima maglia, però a parte questo il maglioncino non pizzica, anche se io non avessi messo questa. La gonna, allora parliamone un attimo, perché è enorme, cioè non è aderente. Infatti adesso ve la faccio vedere più giù e vi voglio far vedere se io posso farla diventare un vestito, perché vabbè adesso perdonate le mie forme che non sono da Victoria's Secret, ma arriva qui la gonna. Direi che c'è un piccolo problema, a meno che non la prendete e la rigirate, ma non mi sembra molto stilosa. Poi parte sotto, appunto, questa è la gonna tirata su all'estremo e arriva comunque sotto il ginocchio. Però vabbè, il tessuto è buono, se non contiamo che non è proprio fasciantissima. Per i suoi 8,50 euro ci può stare, insomma, se cercate una cosa del genere. Le calze vanno bene, forse sono un pochino leggerine per questa stagione, ma fanno il loro dovere. E le scarpe, ragazzi, adesso passiamo al pezzo forte. Infatti le scarpe sono queste meraviglie. Non so se notate, ma mi entrano 2 dita qua dietro, quindi ho leggermente sforato. Però se vi piacciono le ballerine non sono male. Adesso vi faccio vedere la camminata.
Però dai, non sono male, sono anche comode. Vabbè che sono proprio delle piattelle, eh. Però se appunto vi piace il genere, vedete. Detto ciò, io direi che come voto generale la sufficienza la prende. Poi scrivetemelo voi nei commenti, soprattutto perché il giudizio finale è vostro. Però devo dire che su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prodotti me ne piacciono 1, 2, 3, 4, 5. Quindi bocciati 2, cioè le scarpe e la gonna. Per il resto terrò tutto. Quindi io la sufficienza gliela do, perché poi ecco non è proprio il look con cui uscirei tutti i giorni. Quindi questo è stato il nostro primo esperimento low budget su uno sito di abbigliamento. Fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta e quali altri siti dovrei vedere per le prossime volte, anche di make up o anche high cost, grandi marchi, non lo so. Sbizzarritevi, io leggerò tutte le vostre proposte, magari quella che ha più like la faremo la prossima volta. Detto ciò, se il video vi è piaciuto thumbs up, anche soltanto per l'impegno, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi mando un grosso bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!